introdurre gli ospiti, però due parole le aggiungo, quelle di Martino, dicendo sostanzialmente ci occupiamo di due questioni. Uno è, vediamo un po' da vicino questo volontariato civico. È nato e si è sviluppato rapidissimamente negli ultimi 2 o 3 anni, ci sarà un motivo. Quindi anche su questo credo che sia bene riflettere. Poi, da quali valori, motivazioni, obiettivi è mosso questo tipo di volontariato? E quali significati positivi possiamo riscontrare in queste esperienze e qualche nodo critico da mettere in evidenza. Ecco, il secondo aspetto, credo, cruciale è la questione della collaborazione tra volontariato e amministrazioni locali. È una questione che se funziona il rapporto tra queste due entità, si può far sì che il volontariato civico non rimanga un insieme di episodi, ma si sviluppi e si consolidi nel tempo. Ecco, questa è la premessa che volevo fare anch'io. Presento gli ospiti, abbiamo una rappresentante del volontariato civico, la signora Silvia Gatti, di Tavernola Attiva. Tavernola Attiva poi ci dirà lei, si autopresenterà come associazione. Ecco, questo è un gruppo di volontari che poi si è costituito in associazione. Non è sempre così, a volte troviamo gruppi di volontari che diciamo si aggregano relativamente a un obiettivo concreto ma non si costituiscono in associazione. Tavernola Attiva è un'associazione piuttosto corposa, mi sembra che abbia più di 200 iscritti. 150, stavo largheggiando, 150 iscritti, che non mi sembra comunque una cifra da trascurare. Abbiamo il vice sindaco di Cantù, Francesco Pavesi. Cantù, insomma, credo che è stato uno dei comuni della provincia di Como che si è mosso un po' per primo, poi l'assessore ci dirà, perché è assessore ai servizi sociali ma credo anche alla partecipazione, no? Immagino servizi sociali, istruzione e cultura, ma si è occupato direi in prima persona su questa partita. Poi abbiamo il dottor Massimo Patrignani che è attualmente funzionario dell'assessorato scuola, istruzione ma anche partecipazione del comune di Como e in effetti è molto vicino a queste tematiche, poi ci dirà perché. Last but not least abbiamo Franco Floris, direttore di una rivista veramente storica del gruppo Abele di Torino, che è Animazione Sociale. Animazione Sociale si occupa direi di tutto lo scibile umano, dei servizi alla persona, delle iniziative, dei progetti eccetera, però il volontariato è uno degli oggetti di attenzione direi da molti anni. È una rivista che è nata all'inizio degli anni 70 e direi da 25 anni se non sbaglio è gestita direttamente dal gruppo Abele di Torino. E abbiamo chiesto a Floris di ascoltare i nostri ospiti e poi di come dire, mettere in evidenza collegamenti, questioni, ci aiuta un po' a fare sintesi. Bene, da chi è che partiamo? Io proporrei di partire dal vice sindaco, cioè insomma, noblesse oblige. Ecco. E poi, ecco. E in ultimo lasciamo la nostra rappresentante del volontariato civico di Taverno, la frazione di Como. Allora, agli amministratori, che cosa pensiamo di fare un paio di domande pertinenti, spero. Uno, ecco, se Francesco ci dice qualcosa del volontariato civico nel territorio canturino, e voi come comune, come vi siete rapportati con questo fenomeno? Ecco, anche magari qualche riferimento a qualche atto concreto e anche a degli adeguamenti organizzativi per far sì che questo volontariato fosse, come dire, incoraggiato, incentivato. Ecco.
Quindi qualche cosa di descrittivo relativamente al territorio cantonino mi sembra importante, e poi anche due questioni: cosa pensate sia necessario fare per un futuro di collaborazione col volontariato civico, e che cosa chiedete nella vostra realtà, che cosa gli chiedete a questi volontari? Grazie. Allora, già lo scorso anno in questa sede abbiamo avuto occasione di confrontarci su questo tema, lì era un incontro fra amministratori, e quindi cercherò anche questa mattina magari di dare uno sguardo su quello che è successo in questo anno che è passato, perché l'esperienza di Cantù rappresenta in qualche modo, almeno per quello che riguarda la nostra città, una piccola storia che già ha conosciuto una sua evoluzione e può essere forse interessante anche rispetto al modello che propone. Poi già nelle chiacchiere tra di noi prima di iniziare ci siamo scambiate alcune opinioni, e quindi magari anche quelli sono i temi un po' caldi su cui torno. Allora, l'esperienza di una premessa è doverosa, nel senso che poi l'argomento sarà in maniera specifica quello che chiamiamo il volontariato civico, inteso nel senso la capacità, possibilità e volontà del cittadino di prendersi direttamente cura del proprio comune in aspetti e competenze che in passato non erano mai stati storicamente direttamente oggetto tipico del mondo del volontariato. E questa è la novità, come si diceva, degli ultimi 2-3 anni, anche la nostra esperienza amministrativa, direi subito dall'inizio del mandato, quando abbiamo avuto la responsabilità di governare Cantù. La premessa doverosa è che Cantù è un territorio dove l'esperienza del volontariato è molto profonda, molto radicata, lo è direi da sempre, storicamente, nelle sue connotazioni più tipiche, quindi un volontariato con una matrice ecclesiale, un volontariato che si occupa tanto dell'aspetto sociale, e lo fa da tempo in maniera direi significativa anche già con rapporti con l'amministrazione, così tanto per citarvi ad esempio delle esperienze da cui io personalmente provengo prima di arrivare alla politica. Abbiamo un'associazione che è l'associazione La Soglia, che da sempre si occupa di minori, con l'associazione La Soglia ogni anno, io negli ultimi anni non riesco più a fare il volontariato ma faccio la formazione ai volontari, e abbiamo almeno un centinaio, 150 volontari che sono ragazzi universitari o della scuola superiore e anche ex insegnanti, che entrano nelle scuole in un progetto comunale di doposcuola, per cui il comune finanzia i responsabili, quindi educatori professionali eccetera, che sono nei singoli plessi, per la classica attività di doposcuola per i bambini in difficoltà eccetera. E questa è una realtà storica che dura da tempo ed è ormai patrimonio della città, piuttosto che a Cantù, come anche a Como evidentemente, in proporzione la nascita di una mensa di solidarietà. Quindi anche lì abbiamo numeri su centinaia di persone che girano da nulla che c'era, una storia di 10 anni, questo è il 12° anno. Tutte le sere dell'anno, tutte le mattine dell'anno, cena, colazione garantita, direi anche abbastanza silenziosamente, anche se anche su questo la stampa se ne è ben accorta, per numeri sempre più alti. Ecco, questo è volontariato che esiste, forte, ancora presente. L'esperienza invece nuova, la novità. Allora, noi l'abbiamo interpretata in questo modo: a Cantù esiste questo gruppo che è concepito un po', io dico, sul modello della protezione civile, nel senso che è un corpo, un gruppo con un proprio regolamento incardinato nell'amministrazione comunale. Quindi potremmo dire che il responsabile dei volontari civici, così si chiama proprio il gruppo dei volontari civici, è direttamente nominato dal sindaco. Ha un posto nell'organigramma del comune, ha fisicamente una sede, un ufficio nel comune, una stanza. Sono particolari, ma ci confrontavamo col dirigente, sono determinanti per il funzionamento dell'esperienza. Chiedo scusa, primo interrogativo che viene è questo, cioè non mi sembra, ecco, qui così ti dico proprio di primo acchito: il sindaco ha scelto lui il coordinatore dei volontari civici. Ecco, spero che abbia avuto l'accortezza di nominare una persona che già
ha sviluppato spontaneamente una leadership nel gruppo dei volontari civici, perché altrimenti fa un'operazione di tipo gerarchico, collocando il comune sopra, mettendo il cappello sopra, gerarchicamente parlando, del gruppo. Sì. Sto facendo l'avvocato del diavolo. Ma fai bene, perché poi emergono gli argomenti. In realtà il problema è piuttosto inverso, no? Cioè il problema piuttosto è, e ne parlavamo anche tra di noi, la difficoltà di far accettare alla macchina comunale la presenza del volontario civico, no? Cioè il volontario civico nella nostra esperienza ha assunto un ruolo significativo nel gruppo, quindi il gruppo è il referente, con già una piccola storia, perché il mondo del volontariato non è semplice, perché è un mondo di relazioni, cioè questo avviene nei volontari civici come avviene in realtà, come dire, diverse esterne, no? Per cui noi già la nostra piccola storia l'abbiamo vissuta, abbiamo già avuto una piccola crisi in questi anni, sono quanti anni ormai di funzionamento, 2 volontari? 3 anni di volontariato civico, abbiamo già avuto un primo passaggio dove, diciamo così, il referente responsabile ha lasciato il gruppo dei volontari civici, qualche difficoltà, eccetera, eccetera, quindi è subentrata una nuova persona che era colui che aveva già la responsabilità di uno dei 2 settori, perché il gruppo è strutturato in questo modo, esiste un referente e poi esistevano due responsabili, perché abbiamo 2 grandi settori, uno è quello più tipico dei lavori pubblici e uno invece è quello dei servizi alla persona. Quindi appunto vi dicevo... Chiedo scusa, sì. Per lavori pubblici, per chi legge i giornali locali, sa che a un certo punto sono emersi, cioè sono stati pubblicati articoli dove si metteva in luce che a Cantù i volontari si sono messi a fare delle cose... che, cioè, per esempio, tutta la partita delle strisce bianche per terra a Cantù, cioè affidare, pensare che il comune da solo riesca a fare con i propri dipendenti tutto il lavoro di sistemazione di queste strisce bianche è praticamente una partita molto grossa, insomma, no? Ecco, allora abbiamo letto tutti sulla ci sono 90 persone a turno che si occupano di questa cosa, quindi tanto per capire, stiamo parlando di lavori, non di, come dire, che necessitano di grandi impianti, di apertura dei cantieri veri e propri, si tratta di piccole cose, però che intanto, grazie ai volontari, le strisce pedonali, le strisce bianche vicino ai cordoli dei marciapiedi sono tenute meglio di prima, insomma. Dico bene? Sì, allora io ho ad esempio un report dell'ultimo trimestre, cioè maggio-luglio il report del responsabile, perché come vi dicevo quello che caratterizza la nostra esperienza, li accantù anche nell'evoluzione, è stata proprio quella di dargli una struttura. Questo ha voluto dire da una parte che effettivamente questo tipo di esperienza, anche rispetto a quello che diceva Martino di una modalità spontanea, anche tipica, no, della motivazione volontaria, ha dall'idillio iniziale, per cui è vero che noi siamo partiti con 100 proposte, se vado a vedere le persone che effettivamente, perché questo servizio funziona tutti i giorni praticamente della settimana, è chiaro che stiamo parlando di 30-40 persone che lavorano costantemente, no, su questo, perché l'abbiamo caratterizzato con un aspetto anche non professionalizzante tout court evidentemente, però proprio questo rapporto che esiste con gli uffici comunali, la grande diffidenza dell'ufficio comunale tecnico, ce lo dicevamo, è sì, ma il volontario poi non sa far la cosa, non me la garantisce, fa pastrugni peggio che quell'altro, toglie i pezzi. Allora andava affrontato questo tema e andava affrontato dando una, così abbiamo scelto noi, una struttura organizzativa, per cui il gruppo è, come vi dicevo, guidato da questa persona che è incardinata dentro la struttura, che ha rapporto diretto con i dirigenti dei settori con cui concorda i lavori. Quindi non c'è l'elemento per cui il volontario decide, vede, ah guarda, questo muretto è proprio ormai tutto sbrecciato, rovinato, andiamo giù un giorno e ce lo sistemiamo. No, esiste una programmazione dei lavori con gli uffici, con i quali si è costruito un rapporto di fiducia nel tempo, eccetera, eccetera. Per cui si dice questo è prioritario, fai questo, fai quell'altro, eccetera. Il comune garantisce chiaramente l'assicurazione, la visita medica,
garantisce vuol dire che c'è l'impegno economico, perché poi parliamo di questo, garantisce l'antinfortunistica, quindi le scarpe sostanzialmente. Il corso, certo, il corso formativo e i macchinari. Questa è un po' l'andamento. Vi dicevo che nel trimestre abbiamo calcolato 750 ore di lavoro. Quindi 750 ore di lavoro vuol dire tanto. È tutto, vi dicevo, quindi due servizi. Servizi alla persona, che sono incardinati sotto il mio assessorato, e lì abbiamo due grossi temi. Uno è il funzionamento della biblioteca comunale, che ha conosciuto negli ultimi anni nella nostra città un incremento fortissimo di lavoro determinato dal fatto che ha funzionato molto bene il sistema bibliotecario, perché abbiamo fortissima movimentazione di libri che ci vengono chiesti da fuori, con, avendo ancora purtroppo poca scaffalatura aperta, tutto un lavoro di fisicamente vai nel magazzino, prendi il libro, lo porti, lo metti nella cesta, arriva il libro, lo prendi, lo riporti nel posto giusto. Questo è un lavoro che i bibliotecari non riuscivano più a fare. E l'altro servizio è tutto ciò che riguarda la gestione eventi, quindi la guardiania alle mostre, l'assistenza di sicurezza nel momento in cui fai la manifestazione in piazza, cioè tutto questo lavoro che sta intorno al settore cultura eventi. L'altro gruppo è quello che lavora sui lavori pubblici, fondamentalmente piccoli interventi nell'ambito a delle strutture comunali, soprattutto scuole, montare la LIM sopra il muro della scuola, sistemare lo zoccolino, parliamo di questo, e poi il grosso intervento sulle buche, quindi l'asfalto, le buche. Noi scherzavamo un attimo adesso, mi ricordavano una cosa che io freudianamente avevo rimosso, e cioè noi abbiamo la macchina che era già in capo al comune, ma i nostri operai non uscivano con la macchinetta, quella per le buche, capite? Non poi è chiaro che il comune ha l'appalto, viene l'impresa, non è che i volontari si mettono a asfaltare la strada, no? Però la piccola buca, quella classica per cui uno c'entra dentro e poi ti manda chiaramente in comune i danni, perché si è sfasciato la macchina o si è slogato la caviglia. Ecco, i volontari civici di notte escono a fare questo lavoro. Si sono fatti insegnare come funziona questa macchina. Uno dice, gli operai del comune. Gli operai del comune da anni non la usavano perché? Perché esiste questo regolamento per cui ciascuno non può alzare più di 10 kg e quindi sono in due, non alzavano la macchina per metterla sul camion per portarla. Adesso sembrano quelle robe che uno le sente a report, in realtà è così, cioè per cui abbiamo scoperto che la macchina era ferma e noi aspettavamo che l'ufficio facesse l'appalto alla ditta grossa per... Capite che è una stupidata, possiamo dirci. È chiaro che i volontari civici l'alzano in due, non mi portano il certificato medico perché ce la fanno alzare più di 10 kg, mettono sul camioncino, escono, portano, fanno le buche. C'è l'altra faccia della medaglia. Noi abbiamo comprato, lo citava prima, una macchina per fare le strisce, noi come comune, una spesa ingente. I volontari hanno fatto la formazione, hanno iniziato questo lavoro, siamo stati bloccati perché? Perché esiste una legge per cui le strisce non le possono fare i volontari, possono solo fare le strisce dei parcheggi, che capite non è un gran... cioè una volta che le hanno fatte è finito. Per cui quella roba lì, alza le mani, siamo il nostro paese, ci fermiamo. È una legge dello Stato italiano? Sì, penso abbia a che vedere con il codice della strada, eccetera. Quindi il comandante dei vigili. Ecco, per dirvi che non è il paradiso, cioè ci siamo confrontati anche noi con tutti i limiti della questione e abbiamo affrontato questo. L'ultima frontiera è questa: noi abbiamo, perché ne parlavamo, l'inserimento sul nostro territorio di un numero limitato di profughi, stiamo parlando di 6 persone per i quali abbiamo costruito un progetto di associazione intorno coordinato da noi come comune, e queste 6 persone sono state da quest'estate inserite diciamo nel gruppo sostanzialmente, anche se lì l'assicurazione è pagata dalla Croce Rossa che ha a capo i profughi. Abbiamo fatto quest'estate, prima di iniziare la scuola, 50 metri di cancellata di una scuola media, quindi tutta scartavetrata, due volte ridipinta, e adesso sono in giro sostanzialmente, hanno fatto tutte le erbacce che crescono sui muri, non so, il muro della villa comunale, queste cose, e proprio con la scopa di saggina, con la loro pettorina, scopa di saggina, stanno facendo poco alla volta parcheggi e strade. Chiaramente grande apprezzamento dalla gente, Cantù non è propriamente un territorio, chi ha nota la storia politica della nostra città lo sa, così spontaneamente aperto a questa dimensione, cioè a due facce, diciamo, da una parte a questa dimensione di accoglienza incredibile,
la sua storia, d'altra parte abbiamo avuto 20 anni di una certa amministrazione. Però la gente chiaramente quando vede uno che è lì con la pettorina, che con la scopa di saggina, se c'è una volta sta tirando su lo sporco sul marciapiede, è contenta. Ecco, allora, grazie Francesco per la parte descrittiva, però ti volevo appunto anche un po' coinvolgere sull'altro aspetto, cioè per il futuro, cosa vedi necessario fare per, come dire, per dare continuità a queste esperienze qui, insomma? Allora, da una parte vedo che mi sembra che come si è in questi 3 anni strutturata l'organizzazione, in questo momento sta funzionando. Si è fatta il suo bagno di realtà, no? Nel senso che si è capito dove si poteva arrivare, dove non si può arrivare, si è data dei tempi, delle mansioni. Io vedo che il grosso lavoro da fare, come capita generalmente nel mondo volontariato, è la cura delle relazioni, cioè cosa succede? Noi abbiamo lanciato politicamente un progetto, abbiamo spinto tanto per questo progetto politicamente, perché abbiamo fatto tutto un lavoro che è nascosto, che è quello della resistenza, diciamo, degli uffici, no? Questo lavoro l'abbiamo, come dire, sostenuto con grande forza, anche dove era il caso, imponendo dei pezzi, cambiando i riferimenti all'interno, eccetera. Quindi, diciamo, da questo momento iniziale, come capita anche nel volontariato, poi c'è la fase difficile che è la resistenza nel tempo, e lì emergono un po' tutte le dinamiche, cioè io vorrei fare, però io ho detto che secondo me c'è da fare quella roba là, in quel quartiere là, e mi dite che dobbiamo andare in quell'altro quartiere. Ecco, questo lavoro va un po' costruito, cioè ci vuole quell'attività un po' di mediazione, di far capire, di costruire, che, come dire, resta un po' nascosta. Adesso noi siamo un po' in questa fase, non prendiamo più i titoli del giornale, stiamo lavorando, però poco alla volta. Io vedo sostanzialmente questo, mi pare che il sistema sia oliato, funzioni. Certo, in alcuni momenti ha creato anche delle aspettative, quindi noi ci siamo, ad esempio, ci si è dati ultimamente la regola che si fanno solo i lavori richiesti e concordati con gli uffici, perché magari capitava che la gente ti stimolasse, giustamente, dice guarda, ma siete bravi, c'è la buca, però vieni anche nella mia via là che ci sono 3 buche sotto, capite? Allora tu eri un po' tirato per la giacchetta, perché poi i volontari sono gente della città, che viene dai quartieri, viene dalla città, per cui c'è questa dimensione. Invece sei dovuti dare un po' una formula, perché sennò diventa difficile. Ecco, lo stesso nella scuola. Quindi direi che quello che vedo è un po' questo, però mi pare, per quello che posso dire, che il modello ad oggi funzioni. Io per ora lo porterò avanti in questo modo qua. Grazie Francesco. Io direi di dare subito la parola a Silvia, che porta l'esperienza di Tavernola Attiva, e ovviamente anche qui una parte descrittiva sulla vostra esperienza, magari dicendo anche che cosa vi ha mosso. Ecco, e come valutate adesso la situazione, cioè cosa pensate sia necessario fare per il futuro, e in particolare che cosa chiedete alle istituzioni locali? Allora, buongiorno a tutti. Allora, io arrivo da una realtà grande ma piccola, nel senso che vivo nel comune di Como, ma nello specifico abito a Tavernola, che è un quartiere alla periferia nord di Como. Siamo circa 3.000-3.500 abitanti. Allora, a Tavernola esistono già alcune associazioni, c'è la banda, c'era un circolo culturale che è un po' decaduto, c'è la cooperativa gerenzana, esistevano già delle realtà piccoline ma comunque di volontariato e di associazioni. Io me ne sono andata da Tavernola, ho abitato da un'altra parte, 3 anni fa sono tornata a Tavernola e avevo voglia di mettermi in gioco e di fare qualcosa per il quartiere. Allora ne ho parlato un po' con amici, conoscenti, ma cosa possiamo fare, cosa non possiamo fare, ma dai, occupiamoci un po' dell'ambiente. Cioè c'era il desiderio di occuparsi un po' del quartiere, di dire ma anche, che ne so, la strada che sia pulita, il cestino che sia a posto, lì non si vede un cartello, insomma c'era questo desiderio. Allora niente, abbiamo costituito un primo comitato, poi abbiamo indetto un'assemblea cittadina e niente, l'assemblea cittadina ha votato il consiglio direttivo e ci siamo costituiti come associazione. Fatto questo, abbiamo cominciato, vabbè, le idee erano tante, ma
semplicissime, dal una volta al mese facciamo una giornata ecologica, andiamo a pulire il parcheggio piuttosto che i giardinetti, piuttosto che la via là sopra, eccetera, eccetera. Ci siamo confrontati con l'istituzione che era il Comune di Como, abbiamo cominciato a fare, eravamo un po' allo sbando, nel senso poca esperienza, per cui ci siamo mossi un po' così, allora mail, scrivi all'assessore di qui, al dirigente di là, piedi due palette, tre cestini, insomma ci siamo, pian pianino abbiamo capito che in questo modo non ricevevamo molti con, cioè non ci davano troppo retta, insomma, allora abbiamo pensato di creare una convenzione ed è stata fatta circa dopo un anno, una convenzione col Comune di Como dove ci riconosce come associazione e si è impegnata, come ci siamo impegnati noi, a non a dare, comunque a avallare dei nostri progetti e delle nostre iniziative. Certe cose sono rimaste a carico nostro, io ho sentito piacevolmente che la realtà è diversa nel comune di Cantù, i volontari sono assicurati, viene data da materiale antinfortunistico, noi abbiamo un'assicurazione che paghiamo a carico nostro, nella convenzione abbiamo dovuto sottoscrivere comunque che nei lavori che facciamo non usiamo degli attrezzi che potrebbero metterci in pericolo, eccetera eccetera, e comunque sono delle limitazioni abbastanza importanti, nel senso che ad esempio tutti gli anni noi abbiamo ci siamo presi carico della manutenzione ordinaria di un sentiero che da Taverno alla Porta Cardina, e sapete bene che nel bosco si pari a avere il full shot, ma a volte se cadono gli alberi e bisogna liberare il sentiero qualcosa serve, però vabbè, ci arrangiamo, a braccia. E quindi la cosa che vedo io, allora intanto vabbè, non siamo un gruppo così nutrito di volontari, sono 150 associati e i volontari comunque attivi siamo sempre 10, quando arriviamo 15 è tanto, per cui la cosa ci dispiace, nel senso che poi la gente ti vede fare i lavori, ah bravi bravi bravi, ma chi ha voglia poi di tirarsi indietro le mani, che effettivamente sporcarsi le mani vi assicuro che non è tanta. Noi in questa cosa ci crediamo comunque, e nonostante tutte queste difficoltà andiamo avanti per la nostra strada e comunque cerchiamo sempre di fare giornate, di coinvolgere questa cosa. Dalle istituzioni vorremmo un po' meno burocrazia, nel senso che comunque nonostante la convenzione, nonostante le cose vengano chieste, secondo me ci sono dei tempi epocali. Vi faccio l'ultimo esempio: a giugno abbiamo, no forse a maggio, abbiamo pulito il tratto di strada che dalla navigazione va all'imbarcadero, ogni tanto puliamo anche quello, arriva l'Expo, sarebbe bello, pensate, da partire dall'hangar e fare tutto il lungo lago pieno di gerani, vabbè no, non facciamo così, mettiamo tre cassette da lì a lì, va bene, le mettiamo, sì guarda ce le hanno date un albergo, le ricicliamo, sì poi le facciamo bagnare a quello della pizzeria, sì le mettiamo, facciamo la riunione, no Silvia non possiamo metterle, dobbiamo chiedere il permesso, va bene, e cosa dobbiamo fare? Bisognerà fare un disegnino, bisognerà fare due fotografie, bisognerà fare, facciamo tutto, oggi quanti ne abbiamo di risposte? Non ne sono venute, l'Expo sta finendo, arriveranno per giugno dell'anno prossimo, le metteremo, però mi viene da dire forse dovevo metterle e non chiedere niente a nessuno, cioè sono queste le cose semplici che no, ma scusa, deludono. Silvia, fammi capire, voi avete fatto una richiesta al comune? Noi abbiamo fatto una richiesta con tanto di disegnino della cassetta, tot cassette, tot centimetri e niente, questo a oggi risposta zero. Cioè queste sono le piccole cose, perché si trattava di tre cassette di gerani, poi mi rendo conto anch'io che sotto c'è l'allaggio, passano le barche, probabilmente bisogna affrancarli, sarebbero state fatte con criterio le cose, però nonostante sia stato chiesto, cioè sono queste le cose che scoraggiano alla fine, perché si è animati dalla voglia di fare, le risorse sono poche, però questo lascia tanta amarezza, nel senso. Grazie Silvia, mi sembra che l'esempio che ha fatto è
come dire, è abbastanza significativo, insomma, no? Ecco, quindi, punto primo, per mettere tre cassette di fiori c'è un progettino con tutta sì, la roba. Mi hanno lasciato fare. Ecco, eccetera. No, perché se cade la cassetta tu sei il presidente, sì, ecco, va in galera, io. Beh, ecco, magari su questo tema della sicurezza ci torniamo, credo magari. So, perché io, aggiungiamo una cosa. Volevo aggiungere una cosa perché mi sembra una cosa veramente molto importante. Allora, durante il periodo estivo a Tavernola sono arrivati 180 migranti profughi, ospiti in una struttura che è il vecchio Salesianum. Sono gestiti da un'associazione che si chiama Il Focolare e giovedì una nostra rappresentanza è andata in comune insieme al signor Marciano, che è il presidente di Lega Ambiente. Sono stati incontrati funzionari per stipulare una sorta di convenzione che assicuri i migranti, si è parlato di una trentina, che possano essere coinvolti nelle attività e dell'associazione di Lega Ambiente e della nostra associazione. Quindi noi adesso mercoledì nello specifico ci troveremo, dovremo programmare un calendario delle nostre attività di pulizia anche ordinaria, dove cercheremo di coinvolgere queste persone. Ecco, questa è l'ultima cosa, proprio perché è una realtà che sul territorio si è verificata, quindi io vedo tutti i giorni passare, sono tutti ragazzi molto giovani che fanno la spola avanti e indietro da Segnino a Villa Olmo a piedi tutto il giorno, e quindi si pensa di, con questa cosa, poter coinvolgerli in un'attività socialmente utile anche per l'associazione, avere qualche mano in più a disposizione. Questo grazie, perché sottolinei un aspetto. Un'associazione che si occupa, come dire, di rendere un po' più vivibile l'ambiente, svolge anche una funzione sociale importante, perché 100+ migranti che non fanno nulla dalla mattina alla sera è umiliante in primo luogo per loro, insomma. Un'associazione che venga presa un po' sul serio per quello che fa può svolgere anche una importante funzione sociale, insomma, no? Oltre che una funzione anche di prevenzione. Però volevi dire un'altra cosa ancora che ti è venuta in mente. Mi spiace. Va bene, però abbiamo tempo dopo. Patrignani, ovviamente l'intervento di Silvia ti ha anche un po' chiamato in causa, a parte il fatto che tu non sei il municipio di Como. Ecco, puoi dire dal tuo punto di vista come è evoluta un po', come sta evolvendo la partita, questa partita a Como? Mi appello alla clemenza della Conte. No, le cose che sono state dette corrispondono. Parto da Francesco. Loro non sono in paradiso, noi siamo un po' più indietro, si è capito già dall'intervento che è arrivato dopo, però le cose si stanno muovendo, le realtà sono simili per quanto riguarda le problematiche che stiamo affrontando, un po' diverse per il modo che abbiamo scelto di affrontarle. Ad esempio, al comune di Como nessuno ha avuto l'idea di fare un coordinamento del volontariato civico, ma si raccolgono tutta una serie di istanze che nascono spontaneamente, si vede di gestirle senza avere una struttura di questo tipo. Ciò nonostante, io personalmente, con la mia piccola struttura che si occupa di partecipazione, sono stato incaricato da qualche mese di facilitare la soluzione dei problemi che la Silvia adesso elencava, perché noi ci troviamo sostanzialmente in questa situazione. Per farla abbastanza breve, se ne parla da una vita di questa cosa, perché io stesso, in un'altra veste che avevo nel 2011, avevo messo in piedi e organizzato un convegno internazionale sulla partecipazione, dove molto si era parlato di volontariato e di sussidiarietà intesa in senso non profittevole, non formigoniano, per così dire, e quindi tutti gli apporti che potevano venire dal basso per gestire insieme al comune una serie di partite era stata presa in considerazione fin da allora.
quell'amministrazione, l'amministrazione uscente, non è andata al di là del convegno, bisogna dare atto a questa amministrazione degli ultimi 3 anni invece di aver messo un po' i piedi nel piatto e di aver tentato in qualche modo di darsi degli strumenti, con le difficoltà che si dicevano prima. Quale strumento si è scelto a Como? Si è scelto di integrare un regolamento già esistente che parlava di sponsorizzazioni e di donazioni con un ulteriore capitolo specificatamente dedicato alle attività volontarie. In parallelo a questo sono state fatte delle convenzioni, una è quella con Tavernola Attiva, l'altra è quella con Per Como Pulita, su questioni un attimino più specifiche e delimitate, o dal punto di vista territoriale Tavernola Attiva o dal punto di vista delle cose da fare Como Pulita, che fanno degli interventi sostanzialmente di riverniciatura delle scritte e qualcos'altro, ma in maniera più limitata. Esperienze tutte e due che lasciano parecchi punti aperti. Avrete letto tutti che con Pulita la convenzione è stata recentemente rinnovata, non senza polemiche, perché alcuni degli interventi che loro hanno fatto negli ultimi mesi erano interventi che, verificati a posteriori, esorbitavano un attimino dalla convenzione che era stata firmata, e quindi la polemica, c'era qui un articolo di giornale per le erbacce lungo le mura. Questa è una parte che io conosco come voi per sentito dire, mentre invece gestisco direttamente quella del regolamento. Anche qui il regolamento esiste dal marzo del 2014, ma praticamente per un anno è stato inapplicato proprio per i motivi che venivano detti prima. I cittadini hanno saputo di questo regolamento, che è nato con grande fatica, perché la struttura, segreteria generale, ufficio legale, chi ha elaborato quel regolamento non era per nulla entusiasta della spinta che veniva dalla politica. Qui voglio molto difendere la politica, perché, ripeto, c'era una spinta da parte degli amministratori di dire facciamolo, e c'era una resistenza da parte della struttura, resistenza che può essere tranquillamente giustificata, perché il tema delle assicurazioni e tutte le altre cose che abbiamo detto sono tutte sul tappeto, assolutamente, no? Però, diciamo, è venuta fuori proprio questa spinta che noi spesso abbiamo, dirigenti, funzionari, prima di tutto di difenderci, poi di vedere come si risolvono i problemi, no? Però adesso il regolamento c'è, appunto, fino a che l'amministrazione non ha individuato una piccola struttura di riferimento, la gran parte delle richieste sono rimaste inevase. E i nostri amici che oggi a mezzogiorno, stamattina, stanno dipingendo le ringhiere a Monte Olimpino hanno fatto la domanda 1 anno e mezzo fa. Per 1 anno e mezzo è stata ferma, adesso la mia struttura l'ha recepita, gli ha dato l'autorizzazione, hanno perso tempo loro perché sono andati in ferie e lo fanno oggi. No, però appunto stiamo cercando di fluidificare la questione. In che modo? Attraverso due passaggi. Gli avvisi pubblici a cadenza più o meno quadrimestrale, in cui il prossimo, tra l'altro, scade il 2 di ottobre, quindi chi volesse, qualcuno lo diceva prima, chi volesse aderire, abbiamo selezionato all'interno dei vari ambiti che sono consentiti dal regolamento, che sono molti, perché il regolamento ne prevede una decina, ve li elenco: il supporto alla polizia locale, il supporto al personale impegnato nei servizi alla persona, la sorveglianza dei bambini all'ingresso e all'uscita delle scuole, la sorveglianza e la custodia degli edifici di carattere culturale, supporto alle attività culturali e turistiche, il pedibus, la piccola manutenzione di aree immobili e arredi, la rimozione di rifiuti, la spalatura della neve e la protezione civile. Noi come settore partecipazione abbiamo selezionato tra queste quelle attività che sono più gestibili a livello di quartiere, e su quelle attività chiediamo a tutti di presentare i loro progetti, che sono appunto a volte semplici disegnini, semplici fotografie di una zona nella quale si vuole intervenire. Questi progetti li recepiamo, nell'arco di pochi giorni facciamo una conferenza di servizio per assumere tutti insieme i pareri necessari. Facciamo venire anche il provveditorato, il quale, se c'è da comprare la vernice,
piuttosto che da darti la zappa ci deve dire entro quanti giorni fa sta cosa, dopodiché rilasciamo una sorta di autorizzazione che si chiama progetto di attività, che viene controfirmato dai volontari, si va e si agisce. Con questo sistema, che comunque è burocrazia, parecchio, nell'arco di pochi mesi abbiamo fatto una decina di iniziative. Nei quartieri abbiamo fatto una molto bella, molto interessante, che insieme al progetto Radici Ali, che espone qui, che è quella della manutenzione ogni lunedì dei giardini pubblici di Anzani, curata dai volontari dell'Arca di Donaldo Fortunato. Per chi non la conoscesse, è una struttura che si occupa della riabilitazione degli ex tossicodipendenti. In questo abbiamo anche superato una rigidità del regolamento, il quale prevederebbe di prestare particolare attenzione alla fedina penale del volontario. L'abbiamo fatto, abbiamo preso le dovute garanzie, abbiamo preso i dovuti rischi, la cosa funziona, la cosa piace alle persone. Questa è l'esperienza più virtuosa, e nelle prossime settimane, Stefano Martinelli, che è comparso all'orizzonte in questo momento, lo sa, allargheremo questa cosa, perché creiamo proprio una sinergia tra il progetto di coesione sociale Radici Ali e questa esperienza qui. Poi altre cosette molto più piccole, vado veramente veloce, quindi appunto verniciature di ringhiere nei quartieri, giardini di Albate, un'esperienza davvero significativa che ha coinvolto un quartiere intero con una trentina di persone, è stata la rimessa a nuovo del cimitero di Cannago Volta, con scartaretratura dei cancelli, ridipintura dei cancelli, sistemazione anche delle tombe storiche, ghiaietto, che altro. Questa ha richiesto particolare pazienza nel mettere d'accordo l'ufficio tecnico, perché poi la tomba di Volta è vincolata, quindi state attenti a quello che fate, come lo fate, quando lo fate. Alla fine è stata un'esperienza magnifica, è diventata anche un momento di aggregazione di tutto il quartiere, che si ripeterà anche nei prossimi giorni e che giusto oggi ha una piccola ricaduta, perché questo gruppo diventa guida turistica per i ragazzini che nella giornata della mobilità vanno a fare la visita dei luoghi voltiani, no? Quindi davvero nel suo piccolo l'aver messo lì una struttura di facilitazione, di agevolazione, sta portando dei risultati. Chiudo con quanto riguarda le scuole. Le scuole le teniamo fuori da questo aspetto dell'avviso pubblico, perché avendo io la duplice veste di dirigente della partecipazione dei servizi scolastici, ho preferito gestirla direttamente nel rapporto con i 9 presidi a cui faccio riferimento nei 9 istituti comprensivi. Il preside chiama lui a raccolta le famiglie, laddove le famiglie non agiscono da soli, e i comitati genitori, raccoglie le proposte, si vagliano le proposte con lo stesso sistema della conferenza di servizio e si procede. Qui abbiamo fatto una cosa davvero virtuosa, anche in questo caso in collaborazione con Legambiente, quindi con Marciano, che veniva citato prima, perché i profughi che si vorrebbero far intervenire adesso a Tavernola, altri ovviamente, perché questo è avvenuto qualche mese fa, hanno ridipinto diverse aule della scuola di Via Fiume. Abbiamo in ballo ora di proseguire, va benissimo sia per Tavernola, e difatti la settimana scorsa sia con Marciano che con Tolmino Franzoso si erano visti anche con me, e avrebbero valutato loro se proseguire sul terreno di una convenzione o se entrare nel bando che scade il 2 ottobre. Quindi ecco, ci sono entrambe le strade aperte, e appunto anche questo diventa una cosa che vogliamo tentare di diffondere sempre di più. Ripeto, non nascondo affatto le difficoltà, a me piace anche enfatizzare, perché sono dei risultati che sento un po' miei, perché in questi 6-7 mesi qualcosa abbiamo portato a casa, e c'è stato veramente da soffrire, soprattutto, lo risottolineo, nel momento in cui le strutture assumono questa posizione di difesa, di vedere come un pericolo il fatto che il bene pubblico, l'ente pubblico, venga un attimino sottratto alla gestione burocratica e passi a qualcosa di diverso. Dobbiamo lavorare tutti insieme perché invece questo qui diventi il futuro, perché anche perché
l'esperienza insegna che in molti ambiti non puoi fare diversamente, la risorsa non c'è più e se non sfrutti questo tipo di occasione sei fermo. Grazie Massimo. Allora io direi questo, darei subito la parola a Franco Floris, che tra l'altro ringraziamo perché è venuto da Torino apposta, ma la sua posizione ci garantisce uno sguardo magari collegato anche, anche ad altre realtà che si sono mosse in questo terreno. Ovviamente la domanda anche un po' così, un po' da ingenuotto, che mi viene da fare anche questa, ma non ci sono dei modi un po' per snellire questa benedetta burocrazia? Se ne vedono in giro la domanda, perché chiaramente Floris ha uno sguardo che copre sicuramente l'Italia settentrionale, no? Almeno. Però è una domanda, mi sembra cruciale, no? Visto che mi sembra che, se ho capito bene Massimo, cioè per quindi seguendo anche l'esempio delle cassette dei fiori, occorre un progettino, ma il progettino va vagliato ogni volta in una conferenza di servizio. Mi domando se non ci sono delle vie giuridicamente compatibili, magari un filino meno pesanti, ecco, questa è una domanda. Buongiorno a voi, ho ascoltato con interesse le vostre esperienze e riflessioni. Io mi verrebbe da partire proprio, se vogliamo, da quest'ultima osservazione legata a permessi e non permessi. È in atto un'enorme rivoluzione. Chiunque arrivi dal mondo dell'amministrazione sa quanto sia complicato smuovere queste cose. È innegabile che sia una forte pressione dei cittadini, ma anche di molti politici, per alleggerire questo sistema che è farraginoso, è complicato o altro. Quello che i cittadini hanno bisogno di capire è fino a che punto le istituzioni stanno dalla loro parte, anche laddove le difficoltà amministrative permangono, perché non è vero che è così facile risolverle, ma se vedono che le istituzioni fanno di tutto, si danno all'anima per reinventare lo spazio di azione per i cittadini, di questo hanno bisogno i cittadini. Perché? Perché non è vero che oggi lo Stato lo trasformiamo da un giorno all'altro. Siamo? Io provo però a riflettere un po' più largo, magari sarò anche polemico in certo, ma non lo voglio essere. Ripartendo dalle due parole chiave, spontaneità e progetto. Perché dico questo? Perché vorrei fare anzitutto l'elogio della spontaneità, poi l'elogio del progetto. Da dove parto per l'elogio della spontaneità? Ma un mio amico, e anche mio amico ormai, Miguel Benassayag, dice che in qualsiasi quartiere, anche il più disperato e abbandonato, nascono sempre nuovi organismi sociali che sono abilitati, che nascono per risolvere i problemi di quel tempo. Cioè la natura stessa, lui dice, fa il biologo oltre che lo psicanalista, la natura stessa prevede, è organizzata per sopravvivere, a generare nuovi organismi sociali viventi. Sempre. Quello che vi raccontate è la dimostrazione che stanno nascendo nuovi organismi che stanno affrontando i problemi di questo nostro tempo. Allora, questo mi fa dire che cosa? Ho molta fiducia per quello che sta succedendo. Ho molta fiducia. Perché vedo, guardatevi intorno, girate un po' come ho fatto io dalle 8 del mattino che sono qua, alle 9. Girate intorno e dite, cavolo, ma qui c'è un'intraprendenza sociale, civica, collettiva, enorme, di gente che da presupposti più diversi dice, dai casini in cui siamo tutti immersi se ne può uscire solo insieme. Allora, questa è la prima cosa che voglio dire. La spontaneità
è dovunque dei cittadini si accorgono di quel che sta succedendo e ci mettono testa, testa e mani. Allora, questo mi porta a dire che chiunque amministri deve essere molto incuriosito da queste molteplici forme di resistenza, di attivazione, di guardare oltre, di riorganizzazione. Girate lì, vedete che attorno al cibo, attorno ai consumi, attorno all'aiuto alle persone che fanno fatica, attorno ai quartieri che chiedono vivibilità, attorno agli immigrati o ai giovani che lavorano, che hanno bisogno di lavorare, si stanno moltiplicando questi nuovi organismi viventi, costruiti da cittadini anzitutto, prima che da istituzioni, che stanno provando a affrontare problemi. Allora, io vi inviterei a questo sguardo laico e credente per capire cos'è il volontariato civico. Perché civico è dovunque dei cittadini si mettono insieme per provare a sortire insieme da problemi. Civico è quello, è la civis. A me viene in mente Don Milani. Vi ricordate Don Milani quando diceva alla scuola di Barbiano: ho imparato che il mio problema è uguale al tuo, dal mio... Uscirne da soli è, diceva, avarizia. Uscirne insieme è, lui diceva, la politica. Posso dirlo? È la civicità. Che parolaccia l'ho inventata adesso. La civicità e il civismo. Ecco, io direi che nell'insieme stiamo scoprendo che bisogna avere più senso civico ed esercitarlo nelle maniere più vicine alla realtà in cui stiamo vivendo. Cioè stiamo cambiando linguaggio, prospettiva rispetto a un individualismo, tribalismo, egocentrismo che ci portava ognuno a pensare che il bosco fosse così grande che ognuno poteva portare legna e portarsela a casa, tagliare legna e portarsela a casa. No, abbiamo bisogno, e lo sentiamo nella nostra pelle, di costruire localmente dei beni comuni, tutti i tipi di beni comuni. Ne abbiamo un estremo bisogno. Questo dice che attorno al cibo, all'educare, alle aiuole, ai piccoli prati, alle strade magari da tamponare, mi verrà a dire provocativamente che era il famoso volontariato tappabuchi, quello di cui parlavamo prima, ma è una battuta, ma può essere anche una provocazione, no? Perché lo dico? Perché non vorrei chiudere l'idea del volontariato in un senso civico che è quello di una stretta collaborazione con le istituzioni per risolvere problemi. Il volontariato ha una sua autonomia, dopodiché parleremo di collaborazione. E qui vengo a dire che il volontariato va riletto alla luce di due fenomeni enormi. Il primo è quello che dice la Costituzione all'articolo 2 o 3, non se non sbaglio, che a fronte della impossibilità per alcuni cittadini di autorealizzarsi, avete presente, a livello personale, economico, culturale, educativo, di fronte a quella impossibilità per il cittadino di autorealizzarsi, tocca ai cittadini tutti, da soli e associati, in collaborazione con l'istituzione, affrontare i problemi. Allora, non vedo il volontariato come una sorta di autogratificazione e beneficenza, ma è un compito di cittadinanza, è una responsabilità di cittadinanza, il che vuol dire che quando lavoriamo con le istituzioni lo facciamo sapendo di voler essere cittadini. Un amico diceva che nel nostro prontuario giuridico l'espressione più forte e simbolica è quella che si dice, che è quando tu vedi qualcuno che ha avuto un incidente, passi, se non ti fermi sei punibile per legge, per omissione di soccorso. Questa punizione pubblica per omissione di concorso è il vero significato che il volontariato ha introiettato provando a trovarsi nella sua responsabilità. Cosa vuol dire questo?
che c'è una dignità, una, verrebbe da dire, una parità nel rapporto tra cittadini e istituzioni nel lavorare. Con un secondo pensiero, però preso dalla Costituzione, ho preso dal nostro mondo, noi in Italia, finché rimane, abbiamo il welfare. E vorrei che fosse molto chiaro, welfare è ciò che come cittadini, come europei, cittadini d'Europa, dopo la seconda guerra mondiale abbiamo deciso, e che cioè dopo 56 milioni di morti, ripeto, dopo 56 milioni di morti abbiamo deciso che ci volevano delle istituzioni affinché nessuno fosse abbandonato a se stesso e che queste istituzioni pubbliche che chiamiamo welfare vanno finanziate attraverso il contributo di tutti, anche finanziario proprio, oltre che di persone. Perché sto dicendo questo? Perché non possiamo in questo momento non cogliere qual è una prima funzione del volontariato, che è quella di provocare le istituzioni a fare il loro mestiere di istituzioni pubbliche, garantendo la tutela dei diritti delle persone, soprattutto là dove le persone fanno più fatica. Allora, o ritroviamo questa funzione del volontariato rispetto al compito del welfare, e allora diciamoci chiaro che la tutela dei cittadini in molte fasce non è più garantita, e non possiamo pensare che con la beneficenza del volontariato, con l'aiuto del volontariato, andremo a risolvere certi problemi. Dobbiamo rimettere in gioco le istituzioni. Allora, questo tentativo, anche da che ora veniva elencato, di costruire il senso collettivo delle istituzioni va visto dentro questo approccio che rimanda ai fondamenti della nostra vita collettiva, che è la Costituzione, che è la Repubblica, che è l'Europa stessa, altrimenti secondo me ci perdiamo. E dunque questo mi porta a dire che cosa? La prima è che occorre ripensare cos'è volontariato civico. A me van bene le cose che avete dette, ma vorrei che il volontariato si fermasse insieme alle istituzioni per ragionare sulle priorità che noi oggi abbiamo. Allora, su quali priorità dobbiamo lavorare insieme? Entro quale costruzione vogliamo metterci in un momento in cui i beni comuni rischiano di deperire da più parti? Voglio dire, avete ragione, quegli immigrati in questo momento...